È iniziata la vendemmia delle uve sulle colline delle Langhe e del Roero, alla fine di una campagna dalle dinamiche particolarmente complesse. Si ripropone ora, come ogni anno, il problema, la questione dei prezzi delle uve, delle contrattazioni. Come sta andando? Il problema del prezzo delle uve, io partirei dal fondo delle considerazioni e direi cerchiamo tutti insieme equilibrio. Questa è un po' la conclusione di un ragionamento che parte, come si diceva, da un'annata complicata sotto ogni profilo. Il profilo climatico lo vediamo, siamo in piena siccità. L'altra complicanza, direi forse quella principale, sta nell'aumento dei prezzi dovuto al conflitto in Ucraina, dove vediamo i concimi schizzati alle stelle, così come il gasolio, e quindi il costo di produzione delle nostre uve collinari, che già è molto elevato, quest'anno lo sarà ancora di più. Qual è un ragionamento che va fatto? È quello che non si può caricare l'aumento al consumatore finale, altrimenti vediamo i mercati rischiano di avere dei contraccolpi. Qual è allora il consiglio che la Coldiretti dà ai suoi vitivinicoltori? Coldiretti evidenzia come sia fondamentale la contrattazione prima della raccolta dell'uva. È fondamentale perché avvicina chi fa buona l'uva con chi farà poi buon vino. In questo modo ci sarà quell'accordo, si arriverà a quel compromesso tra quello che è il valore dell'uva e quello che dovrà poi essere comunque il prezzo finale del vino, che, come dicevo prima, aiuterà un po' tutti. Aiuterà la filiera intera, il viticoltore, perché potrà continuare ad avere una fidelizzazione con chi gli apprezza l'uva, andrà bene per chi produce il vino, e anche il consumatore si riuscirà a tenere un prezzo che consentirà di avere quindi una costanza di consumo e un apprezzamento dei nostri vini, che per forza di cose scontano quei costi di produzione di cui dicevo prima. Si è parlato di costi in aumento, di prezzi delle uve e soprattutto di valore delle uve. Un valore che molto ha a che fare con i cambiamenti in vigna che negli ultimi anni stanno affrontando i vitivinicoltori, con un grande impegno anche nell'innovazione tecnologica. Coldiretti è attenta anche a questa fase, cioè a una evoluzione, chiamiamola così, dovuta e spinta sia dal clima, ma anche dalla nostra situazione con una viticoltura difficile, collinare, qualche volta addirittura eroica. Il nostro team tecnico è in contatto con l'Università di Torino, così come la rete agrometeorologica del Piemonte, così come delle aziende che hanno come chiodo fisso l'innovazione, proprio per introdurre digitale sempre di più, che aiuta alle decisioni, consente di avere dei dati importanti per poi elaborare delle strategie. Ma anche alla tecnologia applicata, ci siamo gemellati con le Cinque Terre proprio per stressare la prova. Siamo andati nella regione dove la viticoltura, a dire eroica, è un eufemismo. Veramente lì abbiamo visto come il drone può, sorvolando a bassa distanza i vigneti, effettuare dei rilevamenti interessanti per i dati, ma anche, qualora riuscissimo a modificare le norme, consentissero di fare dei trattamenti, anche appunto aspergere delle sostanze fitoiatriche per contenere le malattie della vite. Il drone, ma così anche i rover terrestri, sono di sicuro un'agevolazione, perché consentono di intervenire in qualsiasi tempo, anche subito dopo una pioggia, ma sono anche una sicurezza, perché nei nostri vigneti purtroppo i lutti ogni anno ci sono, e quindi a distanza, un comando a distanza è certamente un aiuto a una viticoltura che deve evolversi con le spinte che ci sono, un po' dal tempo ma anche dal clima.